Ragazzi, in questo video vi voglio dare 8 idee per dei pranzi velocissimi e super facili da fare, quindi perfetti per quando avete poco tempo. Tutte le idee che vedrete all'interno del video vengono dal nostro profilo Instagram, dove pubblichiamo quotidianamente storie, post e così via, e abbiamo deciso di raggruppare le idee più carine per quello che riguarda i pranzi veloci e appunto farci un video dedicato. La prima ricetta sono delle piadine velocissime, io le chiamo piadi pizza perché le vado a farcire proprio come una pizza e sono super veloci, gustose, belle da vedere e questa forse è tra tutte quelle che ci sono all'interno del video l'idea davvero più veloce perché ci mettete pochissimi minuti e avete bisogno anche di pochissimi ingredienti. Dato che è tardissimo e ancora non ho pranzato, vado a fare una piadi pizza e si prepara in un attimo per pranzo, se avete 5 minuti è la cosa ideale. E io la faccio in questo modo, vado a scaldare un pochino su entrambi i lati una piadina e poi la vado a farcire. Qui in una padellina ho messo dei funghetti surgelati e mezza zucchina tagliata a striscioline sottili, adesso faccio saltare 5 minuti. Quindi ho messo la salsa sopra le verdurine che nel frattempo si erano rosolate, un pochino di ricotta salata, adesso rimetto in padella pochissimi minuti per farla tostare bene alla base. La prossima idea che vi faccio vedere è un primo piatto, sono delle orecchiette che io ho ingustosito con delle rape. So che le rape ormai iniziano a non essere più di stagione, però è un piatto che amo e si trovano in ogni caso anche surgelate, quindi se volete potete provare con le cime di rapa appunto surgelate. Posso cuocere la pasta? Sto facendo queste orecchiette integrali. E intanto faccio saltare le rape che ho cotto, strizzato e tritato con olio, peperoncino e un pochino di aglio. Pasta pronta, guardate che bella ed è facilissima, come avete visto, è un procedimento super semplice e anche molto veloce. La prossima idea che vi faccio vedere non è un primo piatto, ma sono delle crepe farcite. Mi piace molto utilizzare le crepe a pranzo al posto magari della pasta o di un altro primo piatto, come ad esempio il riso, variare un pochino anche la fonte di carboidrati. Le crepe sono versatilissime. Io le faccio in pochissimi passaggi, sono molto veloci e l'impasto è super leggero. E sono perfette anche se vi volete portare il pranzo fuori casa. Per fare queste crepe sto utilizzando la farina di farro, l'ho messa in una ciotola, ho aggiunto un uovo, un cucchiaio circa di olio d'oliva, adesso inizio a mescolare e poco alla volta vado a versare il latte mescolando bene. La consistenza che dovete ottenere è abbastanza liquida, come vedete. Intanto io ho messo su anche le melanzane, così intanto che queste finiscono di cuocere, l'impasto riposa un pochino che gli fa bene, insomma, se lo lasciate riposare un po' è meglio. Padella calda, vado a mettere un mestolino di impasto e facciamo la crepe. Le crepe sono pronte, guardate che carine. E adesso non mi rimane che farcirle. Ho messo alla base un pochino di yogurt greco, che secondo me con le melanzane ci sta molto bene. E adesso appunto vado ad aggiungere le melanzane sopra, così. Adesso chiudo, le faccio in quattro e la crepe farcita è pronta. Guardate che spettacolo! Ecco qua le crepe pronte, sono facilissime da fare come avete visto e sono anche stupende. La prossima idea è un riso freddo preparato in pochissimi minuti, vi faccio vedere come lo vado a realizzare proprio economizzando il più possibile i tempi. Di solito per le insalate fredde come riso e pasta ci vuole tanto tempo perché bisogna aspettare che tutti gli ingredienti si vadano a raffreddare, invece io ho
Cerco proprio di concentrare il tutto in pochissimi minuti e il risultato è perfetto. Una cosa, ho messo su il riso, sto facendo questo basmati che però cuoce in fretta, è integrale ma appunto cuoce in 10 minuti, e l'ho messo con l'acqua in un pentolino a cuocere e mi sto rosolando anche delle zucchine. Allora, dopo qualche minuto ho aggiunto un pezzettino di carota che avevo in frigo già cotta, mi dispiaceva buttarla, i cubetti di tofu, ho aggiunto anche la salsa di soia, adesso mescolo e lascio rosolare ancora qualche minuto. Quando le verdure si saranno rosolate le vado a mettere subito in un piatto in modo che si raffreddino prima. Per far raffreddare il riso invece velocemente, dopo averlo cotto lo vado a sciacquare sotto l'acqua fredda, per questo quando lo vado a cuocere non metto sale oppure non lo cuocio nel brodo, perché tanto poi sciacquandolo il sapore andrebbe via. Appena le verdure si saranno raffreddate basterà aggiungere il riso e mescolare bene. È semplicissimo. E il risotto freddo è pronto, è semplicissimo. A questo punto potete aggiungere magari del pomodoro, della mozzarella, delle olive, insomma tutti gli ingredienti freddi. E voilà! La prossima idea è una pasta tanto semplice quanto buona. Ho realizzato una pasta con le melanzane, anche in questo caso i passaggi sono pochissimi, è un piatto veloce, è un piatto gustoso e ricorda vagamente la pasta alla norma, ma è ovviamente rivisitata, fatta in versione un po' più leggera. Allora, per questa norma semplificata ho messo in una padella i cubettini di melanzane, le ho fatte abbastanza piccolini. Ho aggiunto un filo d'olio, una spolverata di sale, ho chiuso con il coperchio e lasciato ammorbidire. Ho aggiunto la passata di pomodoro, anche un pochino di polpa, adesso vado ad aggiungere un altro cucchiaio di olio e vado a mettere anche un pochino di aromi ed erbe aromatiche per insaporire bene la salsa. Nello specifico ho messo aglio e cipolla in polvere e erbe aromatiche miste. Adesso faccio cuocere ancora il tempo che la pasta si cuocia, quindi vado a mettere su adesso l'acqua della pasta, cuocio la pasta e poi metterò tutto insieme. Pasta cotta, io purtroppo non avevo la pasta corta che con questi sughi ci sta molto molto meglio. Comunque ho fatto queste fettuccine al farro che sono davvero molto buone. Voi se avete la pasta corta mettete quella corta. Adesso do una mescolata e impiatto. Ecco qui la pasta, ho aggiunto un pochino di ricotta salata perché ci sta benissimo e con le melanzane e la salsa di pomodoro è davvero la fine del mondo. Poi una fogliolina di basilico e questo è il piatto. Io amo letteralmente la pasta fresca, tagliatelle, ravioli, ogni formato di pasta quando è fresca, cioè, mi piace tantissimo, molto più della pasta secca di semola, penso che sia così per tutti. In ogni caso, qualche tempo fa sono andata a comprare degli gnocchi, erano appena fatti, erano bellissimi, e ho deciso di realizzare un primo piatto velocissimo. Qua si parla davvero di una realizzazione di pochissimi minuti, perché gli gnocchi cuociono in un battibaleno e il pesto con cui li ho accompagnati si prepara in un secondo. Pranzo in ritardo, quindi facciamo una cosina velocissima che si prepara in pochissimi minuti. Farò una specie di pesto con basilico, pomodorini secchi, aglio in polvere perché non ho quello fresco e sale. Tutti quanti gli ingredienti nel frullatore e adesso vado a frullare. Allora, questo è il trito ottenuto, a me piace lasciarlo appunto più a trito piuttosto che crema, però se vi piace un po' più liquido potete aggiungere un pochino di acqua di cottura. Posso cuocere quindi adesso gli gnocchi, ho comprato un po' di pasta fresca stamattina. Quindi ho cotto e scolato gli gnocchi, aggiunto in una ciotola il trito di pomodorini secchi e basilico e ho aggiunto un pochino di funghetti sott'olio. Mescoliamo bene. Io non ho aggiunto altro olio perché c'era già comunque nei funghi e nei pomodorini secchi. Come dicevo prima, se volete fare una cosa un po' più pastosa, più liquidina, potete aggiungere un po' di acqua di cottura. La prossima ricetta
ricotta è un primo piatto, ma non è di origine italiana, prende un po' ispirazione dalla cucina asiatica. Ho comprato dei noodle, a me piacciono tantissimo i noodle, sia come formato, e devo dire mi piacciono anche gli spaghetti, le tagliatelle, quindi tutto quello che si può arrotolare sulla forchetta, mi piace tantissimo. Però devo dire che i noodle hanno un sapore leggermente diverso dalla pasta e non voglio dire che li preferisco agli spaghetti, ma mi piacciono davvero tanto. Li ho realizzati con delle verdurine molto molto semplici, ma è un primo piatto che a me piace tantissimo. Dicevo, zucchine, carote, andrò a insaporire tutto con cipolla, aglio, paprika e anche un pochino di salsa di soia. Allora, noodle pronti, forse ne ho fatti un po' troppi, e comunque casomai ne tolgo un pochino e adesso li vado semplicemente a mescolare bene con le verdure e li salto pochi minuti. Noodle pronti, guardate quanto sono venuti carini, alla fine in realtà non erano troppi, sono venuti due bei piatti. Infine, primo piatto anche per l'ultima idea che voglio darvi in questo video, si tratta di una pasta particolare perché ho utilizzato la pasta di legumi e l'ho insaporita con un condimento di pomodorini freschi e funghi, è venuto saporitissimo e vi straconsiglio di provarlo. Ho messo in una padella un pochino di funghi tritati, pomodorini tagliati a pezzetti, cipollotto, sale e paprika. Adesso mescolo tutto. Aggiungo un filo d'olio. Acqua. E posso coprire. Adesso lasciamo cuocere finché tutte le verdurine non si saranno ammorbidite bene. Intanto ho messo su anche l'acqua della pasta e quando bollirà andrò a cuocere questa pasta. L'ho presa da Anyway Bio ed è la pasta di Probios di legumi, in particolare questa di lenticchie rosse. Ho scolato la pasta e l'ho aggiunta al condimento in padella. Adesso non mi rimane che mescolare tutto e mantecare bene. Ma guardate che bella, ha un profumo meraviglioso e anche un sapore, sa molto di autunno, bosco, mi piace davvero tanto. Vado ad aggiungere un pochino di basilico, un po' già l'ho tritato dentro, ne aggiungo un altro po'. Basilico tritato con le mie amatissime forbici per le erbe aromatiche. Vi metto magari il link qua sotto così le potete acquistare anche voi, io mi trovo benissimo. Pranzo pronto, anche oggi preparato davvero in pochissimi minuti, molto molto veloce, molto semplice e molto saporito, è davvero davvero squisito questo condimento così con i funghi, provatelo. Queste erano le 8 idee per dei pranzi veloci, poco impegnativi e realizzati anche con pochi ingredienti. Io spero tanto che vi sia piaciuto. Fatemi sapere se questa tipologia di video, magari con una raccolta di storie prese da Instagram, vi può piacere, così magari ne pubblicherò altri. E vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo con i prossimi video, con le prossime ricette. Ciao!